Città in festa per il 25 aprile, l'anniversario della liberazione celebrato in tutta la provincia di Lucca, la cerimonia principale in cortile degli svizzeri. La Via della Memoria per non dimenticare nasce l'iniziativa di tutela dei luoghi e dei fatti che hanno segnato la comunità capannorese nella Seconda Guerra Mondiale. Una guardia tra i testimoni, il 17 settembre prende il via in Francia il processo per la misteriosa morte di Daniele Franceschi. A testimoniare ci sarà anche una guardia carceraria. Allarme polveri sottili, seri dubbi sull'efficienza del sistema di abbattimento per le polveri, così l'ARPAT relaziona a Comune e Provincia sull'impianto a biomasse di via Canovetta San Marco. Lo sport, il calcio sospesa tra Forcoli e Correggese, giorni strani per la Lucchese che deve prima pensare alla pratica Forcoli, ma è già proiettata alla sfida che vale la promozione in C. Verso Benevento, domenica il Viareggio impegnato nell'ultima trasferta di campionato, ancora tante assenze per mister Lucarelli. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, in primo piano le celebrazioni per il 25 aprile, il giorno che dal 1945 segna la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Tante celebrazioni in tutta la provincia di Lucca. Cominciamo con quella che si è svolta proprio nel capoluogo. Il 25 aprile del 1945 l'Italia veniva liberata dall'occupazione nazifascista. 69 anni dopo, in uno dei periodi storici più difficili da dopoguerra, l'Italia ricorda quei giorni e cerca di restare unita per uscire da questo momento. È stato, come da tradizione, cortile degli svizzeri, nel cuore di Lucca, ad ospitare la cerimonia principale della liberazione, promossa da comune, provincia, prefettura, in collaborazione con le associazioni combattentistiche, patriottiche e d'arma. Accompagnati dalla banda Puccini di Nozzano Castello e di fronte allo schieramento militare, hanno sfilato i gonfaloni dei comuni, in particolare quello di Castelnuovo Garfagnana, insignito della medaglia d'oro al valor civile per i 6 comuni della Garfagnana, e quello di Sant'Anna di Stazzema, decorato con la medaglia d'oro al merito civile per i 7 comuni della Versilia. Il passaggio in rassegna dello schieramento quest'anno è stato affidato al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, al fianco del prefetto Giovanna Cagliostro, del comandante provinciale dei carabinieri Stefano Fedele e del comandante della compagnia di Castelnuovo Paolo Volontè. Le celebrazioni si sono dunque aperte con l'alzabandiera. Tantissime le autorità che hanno partecipato alla mattinata, oltre ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari, anche i parlamentari lucchesi Raffaella Mariani e Andrea Marcucci. Dopo l'intervento di Walter Ramacciotti, presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, una bambina della scuola primaria Lombardo Radice ha letto un pensiero di Piero Calamandrei dedicato alla Costituzione. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno metterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Dunque gli interventi istituzionali del sindaco Tambellini e del presidente della provincia Baccelli. Le celebrazioni di cortili degli svizzeri sono state chiuse dall'orazione ufficiale letta dal professor Umberto Sereni. Davvero molto intenso il suo discorso, più volte interrotto dagli applausi, concluso con un ricordo per Francesco Giuntoli e un saluto affettuoso a Lilio Giannecchini, in queste ore ricoverato in ospedale, chiudendo così di fatto una querela che gli ha visti opposti anche in tribunale. Dunque la cerimonia si è spostata in piazza 20 settembre, dove si trova il monumento dedicato ai caduti. Il prefetto Cagliostro e il ministro Giannini hanno deposto una corona d'alloro ai piedi della statua, chiudendo le celebrazioni per il 25 aprile. E in un pomeriggio di sole le celebrazioni per questa liberazione si sono svolte anche a Sant'Anna di Stazzema, una festa, proprio quella del 25 aprile, partecipata da tante persone che hanno raggiunto Sant'Anna fin dal mattino
visitando il Museo Storico e percorrendo i sentieri di pace. Giornata di celebrazione anche a Marignana, nel comune di Camaiore, come da tradizione un corteo, una santa messa e poi la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti. La mattinata si è conclusa con l'inaugurazione della mostra degli elaborati delle scuole del territorio e la premiazione degli alunni e delle classi vincitrici dei concorsi artistici legati al tema della pace. E sempre i ragazzi sono stati i protagonisti di un'altra cerimonia dedicata al 25 aprile che si è svolta a Capannori. Un progetto dedicato ai luoghi che sono stati teatro di eventi che hanno segnato in profondità la vita delle comunità capannoresi nella Seconda Guerra Mondiale. Si chiama Via della Memoria, l'iniziativa promossa dal Comune e dalle scuole di Capannori che ha preso il via in questo 25 aprile dopo un lavoro cominciato nei mesi scorsi in vista del 70° anniversario della Liberazione che nella Piana di Lucca sarà festeggiato a settembre. È stato l'ex campo di prigionia di Colle di Compito il primo monumento scelto affinché non si dimentichi. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio hanno adottato la lapide dedicata ai soldati italiani uccisi dai tedeschi. Tra il 1940 e il 1943 in questa zona fu allestito un campo di prigionia per soldati inglesi e alleati. L'8 settembre 1943 alcuni militari italiani cercarono di resistere all'occupazione dei tedeschi e tre rimasero uccisi. Grazie al loro gesto, centinaia di prigionieri riuscirono a fuggire, trovando aiuto e riparo dalla popolazione capannorese, in particolare del Compitese e dei paesi delle colline del nord. Al momento i luoghi che fanno parte della Via della Memoria sono una trentina, ma il loro numero potrebbe salire grazie ad altre segnalazioni che arriveranno da cittadini e associazioni. E il 25 aprile è da tradizione anche una giornata di concerti in onore proprio della Liberazione. A Capannori quello dell'ex cantante dei Nomadi, Danilo Sacco. Vediamo. La sua voce è inconfondibile e per molti anni ha fatto la fortuna dei Nomadi. Non ha tradito le attese e ha richiamato centinaia di persone in Piazza Aldo Moro il concerto di Danilo Sacco, organizzato dal Comune di Capannori per celebrare il 25 aprile. L'ex cantante dei Nomadi è salito sul palco con la sua band riproponendo una serie di brani molto amati dal pubblico attraverso i quali il cantautore ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi ai pezzi del suo disco solista Un altro me. Per cominciare il concerto ha scelto Apri. Ma per questa occasione Sacco ha reso omaggio anche ad altri grandi autori come Francesco Guccini, Massimo Bubola e Tom Petty con emozionanti reinterpretazioni personali. Al suo fianco una grande band formata da Valerio Giambelli alle chitarre, Andrea Mele alle tastiere, affiancati da una potente sezione ritmica con Enrico Brazzi al basso e Tommy Graziani alla batteria. E al 25 aprile, a questa data fondamentale per il nostro paese, è dedicata anche la puntata di questa settimana dell'Ancora. Ascoltiamo Sergio Talenti. Per capire oggi il 25 aprile del 1945, giorno in cui il nostro paese viene liberato dal nazifascismo, basta guardare una foto d'epoca in bianco e nero dei politici che allora redassero e approvarono la Costituzione. I politici sono tutti magri, definitivamente magri, con qualche eccezione dovuta probabilmente a patologie del tutto particolari. Guardando quelle foto si vedono volti tesi, intensi, volti di persone che venivano da diverse classi sociali, diverse culture, diversi orientamenti ideologici, spesso da partiti duramente contrapposti, eppure tutti consapevoli di stare per fare un gesto epocale, quello di costruire un Stato libero e indipendente, e per questo furono chiamati padri costituenti. Ecco, erano anche volti pallidi, perché molti di loro uscivano dall'esilio, dalla fuga, dalla galera,
e avevano vestiti sobri e dignitosi. Vale la pena osservare quelle foto in bianco e nero, perché in tutte queste vi si scorge un elemento oggi raro nel mondo politico: la passione. La passione che nasceva da ideali, dallo spirito di sacrificio, dalla certezza che la libertà è un bene supremo per tutti e che la libertà si coniuga con la dignità che va a tutti riconosciuta, sia a destra che a sinistra. Una lotta politica dura, ma con il rispetto, senza insulti, senza le aberrazioni che oggi intravediamo sui nostri mezzi di informazione. Foto dunque preziose. Lasciamo questa ampia pagina dedicata al 25 aprile, parliamo di cronaca. Incidente sulla via Aurelia a Lido di Camaiore, ieri notte, poco prima della mezzanotte, un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada sbattendo contro una colonnina del gas. Sul posto i pompieri, un'ambulanza del 118, l'uomo ha riportato una ferita alla testa ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Prenderà il via il 17 settembre il processo che dovrà far luce sulle cause che hanno portato alla morte di Daniele Franceschi. Nelle ultime ore è emersa un'importante novità, ovvero fra i testimoni ci sarà anche una guardia carceraria. Sentiamo Roy Lepore. Al processo che prenderà il via il 17-18 settembre prossimi a Grasse in Francia, in seguito alla morte del giovane viareggino Daniele Franceschi, che era detenuto nel carcere francese e avvenuta per cause misteriose, tra i testimoni che verranno ascoltati, e questa è una novità che per la prima volta emerge, ci sarà anche una guardia penitenziaria del carcere francese. Per la prima volta infatti si è appreso che dall'avvocato Aldo Lasagna, che ha letto gli atti, viene evidenziato il fatto molto importante di ascoltare appunto la guardia penitenziaria. Risulta che sia stata anche redarguita al momento del malessere di Daniele per non essere intervenuto e per non aver anticipato quelle che potevano essere purtroppo le tragiche conseguenze. Questa testimonianza, insieme alle altre che sono state inserite nel dibattimento presso il tribunale francese, sono sicuramente importanti. Si ricorda che per omicidio colposo sono imputati il medico del carcere e due infermiere, mentre l'ospedale civile di Grasse dovrà rispondere civilmente dal punto di vista risarcitorio. In Francia la pena per i presunti responsabili della morte di Daniele Franceschi è di 5 anni. Quell'impianto non può funzionare in modo continuativo senza ripetute manutenzioni del sistema di abbattimento delle polveri sottili, così afferma il Dipartimento ARPAT di Lucca, che ha effettuato dei controlli presso gli impianti a biomasse di Via della Canovetta a San Marco. Nella relazione finale ARPAT conferma che i due impianti utilizzano olio di colza e afferma di non aver riscontrato particolari odori. I problemi arrivano però dal parametro polveri. Nonostante sia stato verificato il rispetto dei valori limite di emissione di 20 mg, si legge nel documento diffuso da ARPAT, si segnala il superamento del valore di attenzione di 10 mg in diversi casi. ARPAT ha dunque segnalato a Provincia e Comune che il superamento pressoché costante del valore di attenzione pone dei seri dubbi sull'efficienza del sistema di abbattimento per le polveri. E adesso parliamo di politica. Ha fatto tappa a Pietrasanta il tour elettorale di Leonardo Domenici. Nel libro che ha pubblicato qualche mese fa ha scelto l'immagine di Angela Merkel e José Barroso visti da una ragazza attraverso un finestrino. E poi il titolo «La nostra Europa non è la loro». Insomma, Leonardo Domenici, ex sindaco di Firenze, già 5 anni all'Europarlamento e di nuovo candidato alle elezioni europee per il PD, ha le idee chiare. Le ha ribadite nella sua tappa elettorale a Pietrasanta, dove ha incontrato simpatizzanti e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Domenico Lombardi e il primo cittadino di Seravezza, Ettore Neri. A Bruxelles Domenici fa parte del gruppo dei socialisti democratici che porta avanti un pensiero ben preciso contro il perdurare della crisi. No alla politica dell'austerità, sì agli investimenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro. E da questo punto di vista l'Italia può dare il suo contributo nel semestre di presidenza che l'aspetta. Dovrà essere utilizzato non solo per fare, per così dire, gli interessi dell'Italia, ma per fare in modo che l'Italia
faccia agli interessi dell'Europa, portando avanti una linea diversa dal punto di vista delle scelte economico-sociali, favorendo soprattutto il ricorso agli investimenti pubblici e privati e affrontando di petto il grande dramma di questo periodo che è la disoccupazione. È come se in Europa finora si fosse lavorato soprattutto su una gamba, quella del rigore, dell'attenzione al debito, al deficit, che è sicuramente una cosa importante, ma in un periodo di crisi e di recessione economica come questa bisogna lavorare anche sull'altra gamba, rinforzare la muscolatura della crescita, dello sviluppo e stare attenti soprattutto al fatto che non ci sia un impoverimento dei paesi del sud rispetto ai paesi del nord, perché la cosa peggiore che ci può capitare è un ritorno alla logica esasperata dei nazionalismi, perché da soli non andiamo da nessuna parte. La soluzione della crisi sta nella dimensione europea, ma la dimensione europea deve essere diversa, più sociale, più democratica rispetto a quella che fino ad oggi abbiamo avuto. Chiudiamo qui la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi ancora insieme per la pagina sportiva.